Ieri pomeriggio la manifestazione conclusiva del progetto Scuola Viva all'Istituto De Nicola Sasso di Torre del Greco, con la partecipazione di un ospite d'eccezione, il rapper napoletano Livio Cori. Maremo salvo c'è tu, prima venire all'America, ma dopo il barca a Sicilia fare un futuro. Lo sai che è. Il tema della legalità è stato il filo conduttore dei vari moduli che hanno visto gli studenti, supportati dai tutor e dagli esperti esterni, protagonisti di molteplici attività, dal ballo alla recitazione, dall'arte all'enogastronomia. Opportunità per esprimere talenti e attitudini, nell'ottica di una scuola dinamica e proiettata verso il futuro. I risultati sono veramente soddisfacenti perché hanno partecipato in tantissimi alunni a questo progetto, che la tematica è quella della legalità. Quindi i protagonisti sono stati loro che hanno organizzato, hanno sviluppato questa tematica a livello di laboratorio, quindi artistico, facendo dei disegni, facendo anche degli elaborati scritti e naturalmente con l'aiuto e la collaborazione dei docenti che hanno fatto da tutor per questo progetto della quarta annualità. Sarà la conclusiva, almeno per il momento, quindi ci tenevamo a concluderlo organizzando un evento come questo. Per questo evento finale anche la scelta di un momento musicale con una guest star, il rapper Livio Cori. Abbiamo deciso proprio di invitare Livio Cori perché ci sembrava molto più vicino agli alunni, all'età dei nostri ragazzi. È giovane, è vero che ancora è emergente e comunque anche lui nelle sue canzoni, essendo un rap, affronta proprio la tematica sulla legalità. Legalità che i giovani hanno espresso attraverso molteplici attività. Sì, hanno cantato, suonato, hanno ricostruito dei costumi tipici napoletani, si sono divertiti anche con il ballo, proprio con un filo conduttore unico, quello di sensibilizzarli alla legalità, al rispetto del territorio e delle persone del nostro territorio. Una conclusione ad hoc per quest'anno scolastico abbastanza complesso, ovviamente per la pandemia, però una degna conclusione, insomma, di un percorso che ha portato comunque dei frutti importanti e speriamo per l'anno prossimo, insomma, di poter fare altrettanto, ovviamente senza mascherina, tutti quanti insieme. Opportunità significative finanziate dalla Regione Campania. Sì, infatti grazie alla Regione Campania e a questi contributi che danno alle scuole, contributi che consentono ovviamente di fare delle progettualità importanti. Questa scuola è arrivata alla quarta annualità del progetto Scuola Viva, che ha riscosso un grosso successo, un grosso impegno da parte delle famiglie, degli alunni, dei docenti, dei tutor e degli esperti. Emozionata, fiera di questi ragazzi in un momento così difficile quale il Covid, hanno vissuto in DAD, molti di loro hanno vissuto in DAD questa esperienza ed è stata comunque un'esperienza che ci ha portato dei frutti bellissimi. Sono nati delle progettualità meravigliose, i ragazzi veramente hanno dato tanto, ad esempio nel valorizzarte hanno creato degli elaborati meravigliosi dedicati a Siani, al giudice Borsellino, al giudice Falcone, quindi io anche da referente progetti della De Nicola Sasso sono estremamente sorpresa da quanto un ragazzo può dare quando viene invogliato a fare delle cose. Dall'educazione alimentare alla realizzazione di vere e proprie ricette, come hanno risposto gli studenti? Ci hanno davvero sorpresi e ci hanno fatto veramente davvero ci hanno resi soddisfatti. Non immaginavamo di poter avere tutta questa ottima risposta che è arrivata anche grazie alla collaborazione delle famiglie che hanno aperto le loro cucine e ce le hanno messe a disposizione. Quindi nella prima parte i bambini si sono aperti con noi sulle loro abitudini alimentari e ci hanno raccontato come mangiavano, cercando di migliorare appunto le loro abitudini, e poi si sono divertiti con noi in questi laboratori di cucina, pasticciando e divertendoci, però veramente con tanto tanto divertimento al termine del modulo. È stata un'esperienza meravigliosa, nonostante questa pandemia abbia colpito in particolar modo le emozioni dei bambini. Questo progetto ha dato loro la possibilità di uscire fuori da questa situazione di pandemia e quindi di vivere relazioni, anche se fatte a distanza. E i bambini attraverso questo modulo hanno capito che cosa significa
significa mangiare sano. Sì, mangiare sano, anche perché la scuola ha proprio un progetto verticale, frutta nella scuola, quindi l'alimentazione viene portata avanti in tutte le classi. Livio Cori, stasera guest star qui a Torre del Greco, all'Istituto De Nicola Sasso di Torre del Greco, il suo messaggio per gli studenti. Io aspettavo da tanto tempo in realtà un'opportunità per parlare proprio ai giovani di legalità, perché ho sempre sostenuto che per combattere bisogna partire proprio dai giovani, e i giovani sono l'unica possibilità che si ha per cambiare veramente le cose nel futuro, quindi poter intervenire in queste situazioni è un onore e anche una responsabilità molto grande, quindi sono felice di partecipare con anche la mia musica per trasmettere appunto dei messaggi che possano portare speranza in un futuro. Come si spiega un tema così importante come quello della legalità attraverso la musica? Beh, la musica è uno di quei mezzi che appunto soprattutto i giovani riescono a catturare in maniera molto più semplice, quindi diciamo che è anche una maniera semplice per poter educare le nuove generazioni, quindi è un modo di riuscire a essere efficaci per quanto riguarda appunto la creazione di un futuro. E, diciamo che tramite dei messaggi che siano comunque che abbiano un senso positivo, no? Insomma, c'è tanta musica, bisogna anche distinguere ovviamente tutto quello che è il calderone musicale, tramite determinati artisti e determinati messaggi si può veramente fare la differenza.